Con mister Gino Monaco al termine di una partita estremamente complicata, un risultato diciamo molto difficile da vedere in queste categorie, come si spiega questa partita? Perché parlare poi di fasi di gioco mi sembra quantomeno inutile oggi. Beh, si spiega prima di tutto per il valore dell'avversario, una squadra che lotta per il campionato con tanti elementi di livello. E poi perché in settimana lavoriamo in un modo e la domenica e il sabato poi in campo facciamo tutto in un altro modo. Devo dire che qualcuno ha perso la testa, qualcun altro va per conto suo e poi è naturale che alla fine quando certi automatismi non vanno, quando non si corre, non si marca, è naturale che poi si va incontro a queste brutte figure. Ho detto ai ragazzi prima della partita, se noi fossimo stati all'altezza della partita sarebbe stata una partita da ritmi elevati, da C1. Purtroppo noi siamo mancati anche in questo, sulla pressione, sull'accorciare sull'avversario, su seguire l'uomo e poi mentalmente a un certo punto abbiamo abbandonato. E questo spiega anche il punteggio, probabilmente da questa partita si dovrà imparare tanto. Moltissimo, potrà essere un risultato fondamentale considerando che arriva appena alla terza di campionato. Certo, il nostro è tutto un altro campionato, non è che dobbiamo competere con l'MDS, però queste brutte figure assolutamente non bisogna farle. Si può anche perdere, ma bisogna lottare fino alla fine. Avevo detto questo ai ragazzi nello spogliatoio, sembrava che fra il primo e il secondo tempo, quando siamo appena scesi in campo, sembrava che fosse cambiato qualcosa, l'abbiamo fatto per 5 minuti, poi abbiamo di nuovo perso la testa, c'è stato qualcosa che non mi piace vedere. Niente, adesso come hai detto tu, da questa sconfitta bisogna reagire, bisogna capire che questo è un campionato di valore, un campionato dove se facciamo tutto quello che dobbiamo fare facciamo una salvezza tranquilla e che poi non è altro che mantenere la categoria, che poi è l'obiettivo della società.